Francesco Scianna su Spettacolo Mania, i nastri d'argento. Allora, intanto, un nastro d'argento come miglior attore per commedia. Ebbene, il Filo Invisibile. Filo Invisibile, quindi felice per ricevere questo premio dai giornalisti, per questa categoria e per un film urgente, importante, attuale, quindi insomma veramente strafelice. Sì, un tema particolare ma trattato sempre con molta delicatezza, quello di due papà. Sì, da Marco Simon Puccioni, interpretato magistralmente anche da nostro figlio, il figlio mio e di Filippo Dimi, Francesco Gheghi, quindi veramente un'esperienza stupenda. Senti, che cos'è per te la commedia e come si fa a fare una buona commedia oggi? Ma allora, tra l'altro ci pensavo, nel senso che io nasco, diciamo, nella commedia, perché quando ho iniziato a 15 anni partivo da là. La commedia è un linguaggio molto delicato, secondo me, perché ci sono vari tipi di commedia, ovviamente, però se ripenso al nostro grande cinema, richiede una grande profondità in realtà. Spesso dicono magari anche degli attori comici che oltre a questa leggerezza nascondono un lato, no, a volte un po' più profondo, magari scuro. Il personaggio della commedia, secondo me, ha lo stesso iceberg, ha la stessa radice. Più vai su, più devi star giù, ancorato da qualche parte. Quindi è affascinantissimo, perché puoi volare, ballare, però devi avere anche tanto magma. Senti, hai preso anche un premio come personaggio dell'anno, che effetto ti fa? Beh, stupendo, sono onoratissimo. Ma che hai fatto per essere eletto personaggio? No, che ne so, forse il Covid. No, non lo so, no, penso che insomma sia legato anche magari alla serie di Gabriele Muccino, A casa tutti bene, che per me è stato un lavoro molto importante, nuovo, per me appunto originale rispetto a personaggi fatti in passato. E quindi penso insomma che forse sia stata colta questa ricchezza interpretativa, ecco. Anche questa tua poliedricità, sì, diciamo. Siete sul set, no? Per la nuova stagione? Set, sì, abbiamo iniziato da un paio di settimane e oggi insomma sono stato sul set. E... abbiamo scioccato. Ah sì. Grazie, no, buona bene. Serata. Grazie, grazie a voi. Ciao. Vieni, Filippo Dimi, ciao. Come stai? Benissimo. Tu come stai? Io sto abbastanza bene, grazie. Bentornato su Spettacolo Mania. Allora, il Filo Invisibile ti ha dato un bel premio, il nastro d'argento. Cavolo, un super premio. È bello perché il film è molto commovente. Tutti i commenti, insomma, le persone svariate, insomma, sono commenti molto molto belli. E quindi che bello che anche la critica, non soltanto il pubblico, abbia voluto festeggiare il film. È bello anche che nella storia condividete la vita, tu e Francesco Scianna interpretate insomma due genitori e due, diciamo, fidanzati e poi sposati, e condividete anche questo premio. Esatto, sì, questo è bello. Poi insomma adesso dopo abbiamo organizzato, insomma andremo così a fare un viaggio. È da un po' che non stiamo soli. Mai stati soli. No, è bellissimo, guarda, davvero. Cioè, in un momento in cui davvero la condivisione, secondo me, è la cosa più importante. È come la frase, no? Il film è quello di Into the Wild. Se non condividi la gioia, ma che cazzo di gioia è? Bravo, quindi stasera tanta condivisione, tanta gioia. Sì. Progetti, che altro sei facendo? Che finimo domattina. Dimmene uno. No, lavoro, faccio cose belle. Sono sul set del Barlume, quindi immaginati. Grazie, congratulazioni. Ciao, grazie. Ciao.